È doppio il cambio della guardia ai vertici dell'arma provinciale dei carabinieri di Salerno. Prima di Trombetti ha già lasciato la guida del reparto operativo in radiomobile il comandante Giancarlo Sant'Agata, trasferito dopo 3 anni a Salerno presso il comando provinciale di Avellino. Al suo posto è già subentrato il tenente colonnello Luigi Aureli, che oggi ha incontrato la stampa. Conosce la provincia di Salerno? Ecco, con quali premesse arriva qui? La provincia di Salerno non la conosco, nel senso che è la prima volta che la frequento. Ovviamente la conosco per fama, so che essere una provincia molto importante, grande, operosa, e sto constatando anche molto bella, quindi ho avuto una breve occasione in questi primi giorni di girare il capoluogo, che mi risulta, insomma, confermare già dalle prime impressioni essere una cittadina molto interessante, una cittadina molto sviluppata e vivace. Ecco, dal punto di vista criminale, che idea ha? Beh, ecco, mi sto rendendo conto che la provincia di Salerno è una provincia molto vasta e molto diversificata. Ovviamente, come tutti sanno, abbraccia territori tra di loro molto diversi, disomogenei, grandi, e questo lo rende pertanto una realtà molto professionalizzante e molto sfidante per quello che riguarda il nostro lavoro. Quindi quello che poi sarà il mio cimento è quello, per l'appunto, di confrontarmi con questa realtà secondo quelle che saranno ovviamente le indicazioni della scala gerarchica e il coordinamento delle autorità giudiziarie che insistono e lavorano su questo territorio.